Il Kinesio Tape è un cerotto particolare creato dal dottor Kenzo Case. Questo dottore negli anni 80 ha creato un cerotto che potesse essere applicato alla pelle e mantenuto durante il movimento. Per questo lo ha creato elasticizzato. Ma i suoi propositi erano diversi. Quando lo ha creato lui voleva applicare un colore che avesse un effetto terapeutico sul corpo. Ed effettivamente era molto terapeutico. Ma in seguito si è scoperto che non c'era differenza fra i colori. L'effetto lo dava il fatto che era elasticizzato. Il fatto che fosse elasticizzato era la chiave del successo del cerotto, perché applicato alla pelle come una seconda pelle, donava più elasticità al tessuto. Questo applicato con diverse tecniche aveva diversi effetti a seconda che lo si mettesse sulla pelle in tensione o non in tensione e a seconda di come si posizionava il corpo mentre lo si applicava. Quindi oggi esistono più tecniche per utilizzare il Kinesio Tape. Non è semplicemente curativo perché viene appiccicato addosso, è curativo se viene utilizzato con la tecnica giusta. Quando è utile il Kinesio Tape? In diversi tipi di casi. È utilizzato anche in casi di traumi sportivi. Non è il metodo che preferisco io, però. Il metodo che preferisco io è per drenare liquidi, quindi in caso di edemi declivi, per aiutare la guarigione delle cicatrici, molto utile, per scollare cicatrici chirurgiche, per drenare edemi in articolazioni infiammate e liberare quindi parte del movimento. Un'altra applicazione molto interessante è che il Kinesio Tape ha un effetto antalgico, è come se funzionasse da anestetico per i dolori muscolari. Questo perché scollando la pelle va a inibire tutti i recettori del dolore cutanei che ci permettono di rilassare il muscolo e aiuta quindi il processo di rilassamento muscolare. Infatti le applicazioni che si vedono più facilmente normalmente in giro sono quelle alla cervicale, in cui è molto utile per rilassare le tensioni e viene utilizzato proprio per accompagnare la terapia manuale. Il vantaggio di utilizzare il Kinesio Tape è che abbiamo uno strumento che rimane attaccato al corpo tutto il giorno. Non è quindi un effetto limitato nel tempo come quello del terapista, che comunque vede una persona per un'ora. Il cerotto qui nello studio Fisio Salice viene utilizzato sempre in accompagnamento alla terapia manuale. Prima è essenziale, come sempre, capire bene qual è l'origine del problema. Altrimenti stiamo soltanto cercando di dare una cura palliativa, ma non è quello che cerchiamo qua. Se viene applicato semplicemente per rilassare un muscolo, è soltanto un effetto temporaneo. Invece integrato con la strategia riabilitativa della terapia manuale, l'effetto finale è molto più completo e duraturo nel tempo.